Amici di Fanner, ben ritrovati dal campo Bonelli in Tarquinia. Terza giornata, promozione laziale, girone A. Si sfidano il Corneto Tarquinia e il Play Eur. Il numero 6 Burdi. E viene messo giù, calcio di punizione. Se ne stacca adesso uno, quindi la barriera diventa a 3. In corsa corta per Pastorelli, che prova il destro a giro ed è un gol bellissimo direttamente da calcio di punizione. 1-0 per il Corneto Tarquinia con il gol del numero 10 Pastorelli, che esagera, consente allora al player di ripartire. La palla buona per Baronci da parte di Barile. Baronci mette in mezzo Boncompagni, il miracolo di Paracucchi, clamoroso caso di ripartenza. Ma adesso rientra anche Bastianelli per il Corneto Tarquinia. Barile in mezzo, cadono molti giocatori. Il colpo di testa di Porcacchia se ne va sul fondo. Ora il playover con il massimo sforzo. Porcacchia prova addirittura il pallonetto. La parata in due tempi di Paracucchi. Florez allarga sull'out di destra. Melucci in mezzo sul secondo palo, il pallone che colpisce il palo, clamoroso, ancora azione viva, Pantaleoni col destro giro, la parata incredibile di Paracucchi che toglie la sfera dall'incrocio dei pali, calcio d'angolo. Babucci la sponda per Barile, all'ancora in area di rigore, Barile la doppia ribattuta, il pareggio del player con il numero 10 Barile. 1-1 al Bonelli. Non c'è fallo. Ancora Babucci che poi viene steso da dietro. Calcio di punizione per il Playeur in zona interessantissima, una sorta di corner corto. Gio di Barile. Parte Florez. Il cross morbido, stacca Porcacchia ed è il gol incredibile, la rimonta è completata delle Playeur, secondo gol stagionale di Porcacchia, 2-1 qui al Bonelli. Vai, di Ferelendes, il lungo rilancio in avanti, Boncompagni rientra sul destro, Boncompagni, il 3-1, la chiude il Playeur, grandissimo gol del numero 9 in maglia nera, che chiude il match 3-1. È stato espulso intanto Burdo, che forse ha detto qualcosa di troppo al direttore di gara, se ne va negli spogliatoi. È solo in area di rigore Barile, 1 contro 1, in mezzo sul secondo palo Babucci con il destro deviato, calcio d'angolo. Triplice fischio del direttore di gara, il Playeur espugna il Bonelli di Tarquinia 3-1, seconda vittoria consecutiva per i ragazzi in maglia nera e 7 punti in classifica.